Coding in biblioteca è un nuovo MOOC, un corso online aperto e gratuito dell'Università di Urbino, organizzato in collaborazione con la rete delle reti delle biblioteche di pubblica lettura, per portare il coding in biblioteca in un modo insolito, cioè vedendo che il coding è già intrinsecamente in biblioteca, che quindi diventa il luogo ideale dove svolgere anche attività di questo genere. Il corso si articola in 6 moduli, ciascuno dei quali poi è articolato in lezioni. Il primo modulo è un modulo introduttivo in cui vengono introdotti i concetti di informazione, di digitale, di coding e di pensiero computazionale. Il secondo invece riguarda i principi base del coding e il terzo gli strumenti, in cui ci sarà una panoramica ad ampio spettro su quelle che sono le attività cosiddette unplugged, cioè senza l'uso dei dispositivi, quelle che invece riguardano la programmazione visuale a blocchi e ancora la robotica educativa. Il quarto modulo invece sarà dedicato agli aspetti organizzativi, cioè alla gestione degli spazi, alla gestione delle risorse, alla gestione e alla progettazione delle attività, ma anche a tutti quegli aspetti che riguardano ad esempio la partecipazione a bandi, a progetti finanziati o ad iniziative di alfabetizzazione a livello nazionale o a livello internazionale. Ci sarà poi un quinto modulo che sarà interamente dedicato a fare esempi di attività di coding unplugged da svolgere in biblioteca, proprio perché riguardano esattamente le cose che si trovano in biblioteca, a partire dai libri, ma anche da tutto ciò che ad esempio riguarda l'etichettatura, la ricerca di un libro, la ricerca di una pagina all'interno di un libro, e quindi si parlerà di codici, si parlerà di algoritmi e si parlerà ancora di gamification e di gioco, perché anche questo in biblioteca si può fare. Infine, il sesto modulo sarà dedicato alle buone pratiche e quindi ci saranno tante biblioteche che porteranno esempi a beneficio di tutti gli altri di attività di coding che si sono già svolte per l'appunto in biblioteca. La partecipazione è gratuita, il corso è erogato dall'Università di Urbino e pertanto è un corso accreditato, che dovunque questo possa essere fatto valere, ovviamente vale come corso di formazione. A chi è rivolto? Ma principalmente al personale delle biblioteche, ma non soltanto al personale delle biblioteche pubbliche che appartengono alla rete delle reti, ma anche ad esempio al personale impegnato nelle biblioteche scolastiche e anche a tutti gli insegnanti che all'interno delle biblioteche svolgono attività insieme ai loro alunni e anche a tutti coloro che collaborano invece con le biblioteche per organizzare all'interno delle biblioteche delle attività. E più in generale è anche rivolto a tutti coloro che sono curiosi di sapere come anche all'interno di una biblioteca intrinsecamente si svolgano attività di coding. Il corso verrà erogato in diretta, vale a dire che ci saranno degli appuntamenti che potranno essere seguiti in diretta in modo tale da interagire con i relatori e con me, e le domande diventeranno parte integrante del corso e lo arricchiranno. Ma ogni lezione, ovvero la registrazione di ogni attività in diretta, resterà poi fruibile on demand e quindi il corso non avrà un termine entro il quale vada necessariamente completato. Tutto questo impegnerà i corsisti per circa 25 ore. Ora non vi resta che iscrivervi con un click. Vi aspetto.